Buona giornata e buon giorno di ringraziamento a tutti. Oggi cerco di mettere il calendario al posto giusto. Ieri sono riuscito a dire qualunque cosa, dal fatto che fosse mercoledì a quasi dare il titolo di dicembre, invece ce la facciamo. Oggi è il 26 di novembre, giovedì è il giorno del ringraziamento sul mercato americano, e lo sottolineo perché domani con il Black Friday e poi lunedì con il Cyber Monday tonnellate di prodotti tecnologici usciranno dai negozi verso le case degli americani. Sarà interessante notare e poi verificare quali saranno i più ricercati di questi giorni. Probabilmente anche Google metterà in pista delle offerte per i suoi prodotti Nexus, vedremo di che livello saranno. Peraltro, a proposito dei prodotti Nexus, ho proprio pubblicato ieri la mia recensione dopo una settimana di Nexus 5X. Vedo che molti di voi non sono d'accordo, insomma il bello è quello, no? Di avere pareri diversi nel momento in cui si provano i telefoni. Io ho trovato l'esperienza, diciamo, un po' insomma a metà tra la soddisfazione e insomma qualche perplessità. Molto velocemente, a proposito di Google, Accelerated Mobile Pages, la risposta agli Instant Articles di Facebook, arriverà solo nel 2016, all'inizio del 2016, una nuova possibilità di compilazione delle pagine che renderà la navigazione molto più veloce. A proposito del mondo Google, è stata smontata la Nest Camera e si è scoperto che in realtà questa fotocamera di sicurezza, videocamera di sicurezza, rimane accesa anche quando dovrebbe essere spenta. C'è sempre un po' di preoccupazione sul fatto che non sappiamo mai quando certi oggetti dentro casa stanno funzionando o in realtà no. Star Wars, cosa molto carina, si è aggiornata l'applicazione sia su Android che su iOS. Se avete un orologio Android Wear troverete una watch face, quindi un quadrante dell'orologio totalmente dedicato al mondo di Star Wars. Huawei ha presentato Mate 8 in Cina, processore Kirin 950, 4 GB di RAM e un display ancora full HD da 6 pollici, prodotto che pare molto ma molto interessante. E infine, ultima cosa, nuovi A5 di Samsung avranno ancora un display HD, non ci sarà una differenza nella definizione. Invece in super full stream in 5K su Radio Number 1 alle 14:30 vi aspetto per Mr. Gadget. Ciao!